fidanzato avrebbe fatto questo, ma siccome sono single, come cavolo faccio? Ciao a tutti! Lui è lui! E lei è Sofì e benvenuti in un nuovo Daily Vlog! Hai inizio una giornata davvero incredibile perché... ecco a voi le nostre nuove felpe! A grandissima richiesta abbiamo creato una nuova felpa che vi accompagnerà per tutto l'inverno. È fighissima perché non è una sola stampa, non due, bensì tre! Vai al montaggio figo! Realizzare queste scritte sulle maniche per due motivi. Il primo è perché quando vloghi si vede la scritta, cioè noi così ci riprendiamo e potete leggere ben contro te, e poi perché si vede in generale ogni volta che gesticoli, ma soprattutto quando vloghi. Sono fighissime e le dovete assolutamente avere, quindi correte su mecontrote.it/shop oppure il link in descrizione. Mi raccomando, scrivetela nella vostra letterina per Babbo Natale e fatela ordinare adesso in modo tale che sicuramente vi arriverà per Natale. Comunque mi sa che noi vi dobbiamo chiedere scusa perché vi avevamo promesso che ieri avreste visto il video della nostra vita da single, ma non è stato così. Infatti abbiamo sbagliato con la pubblicazione dei video, cioè prima dovevamo pubblicare su YouTube questo e mentre abbiamo sbagliato abbiamo pubblicato il primo video della serie con Lego, un video davvero super figo che se non l'avete visto vi consigliamo di andare a vedere perché è il primo di una serie di video davvero stradivertenti. Spero ci perdoniate. E quindi adesso, bando alle ciance, andiamo a fare la sfida tanto attesa. Oggi vivrò l'intera giornata da single, come se lui non esistesse. In questi giorni c'è stata un po' una rivoluzione. Stavamo facendo un gioco tranquillo, normale, coccoloso. Stavamo giocando con la ruota della fortuna e del mistero, quando a un certo punto esce lasciarsi. Lui è stato posto davanti al dilemma: lasciarla o non lasciarla. Alla fine, intelligentemente, abbiamo trovato una soluzione, ovvero abbiamo deciso di lasciarci per un giorno. Diciamo che è un vero e proprio esperimento. Stiamo per fare un esperimento sociale della nostra vita di coppia. Proveremo l'esperienza di vivere da single dopo ben 5 anni di fidanzamento. Oggi sarà la giornata della nostra carciofina, mentre domani sarà la mia giornata. Come andrà? Che succederà? Sono davvero super curioso. Quindi direi di iniziare. Il nostro lui oggi farà da telecameraman e ci seguirà per tutta la vita da single. Potrò parlare da dietro la telecamera o dovrò stare in silenzio? Poco, cioè potrei parlare poco, perché è il mio video, capito? Ok. Va bene. Una cosa bella dell'essere single sarebbe che dormirei così, aspetta. Cosa che con lui qui non può succedere, perché io devo dormire così tutta striminzita, perché ho paura di fargli male girandomi. E quindi quanto è bello, quanto è comodo. Però ci sarebbe allo stesso tempo una cosa molto negativa. Cioè? So, Sofì. So, che è successo? È svenuta. Ragazzi, Sofì. Lui però non devi subentrare nel video. Ma stavi parlando, ti sei addormentata. Ecco, è proprio questa la cosa negativa, che se tu non fossi con me, io la mattina farei veramente molta fatica a svegliarmi, perché non sento la sveglia. E quindi lui, come abbiamo mostrato nella nostra morning routine, ogni mattina mi deve fare il risveglio forzato e talvolta mi deve pure prendere e alzarmi. Fai vedere come fa il telecameraman. Buongiorno carciofina, sveglia. Andiamo, su. Ecco, e questo è il risveglio forzato. Poi a questo punto ormai sono sveglia, quindi grazie lui. Come farei senza di te? Però se fossi single ci sarebbero davvero tantissimi aspetti positivi. Uno di questi potrebbe essere che anche la lavanderia che il nostro lui ha occupato con i suoi vestiti. Pure, ma dove devo metterli? Sono proprio pochissimi. Comunque, se tu non esistessi, potrei sfruttare anche quest'angolo per mettere tutte le mie cose. Quindi niente scarpe di lui. No, le mie scarpe. Ma soprattutto l'angolo dei trucchi non sarebbe solo questo, ma sarebbe anche questo. Anche se a guardarlo bene già è così. Già. Poi potrei stare ore e ore qui seduta a truccarmi senza che nessuno venga alla porta a bussarmi a dirmi: ehi carciofina, guarda che siamo in ritardo, mi devo lavare anch'io. Prenderai i miei trucchi, la mia borsa dei rossetti e mi metterai qui a fare me
tutorial tutto il giorno, a provarli, a non provarli, a decidere. Provare questo ad esempio, questo colore verde acqua. Mostruoso. Zitto. Scusa. È bellissimo, sembra una sirena. Una medusa forse. Sono single, non devi commentare, ok? Ok, ok, va bene, va bene. Dopodiché andrei a fare colazione. Ecco, e questo sarebbe proprio il momento in cui mi rendo conto che senza lui dovrei farmi la colazione da sola. Perché lui di solito me la prepara ogni mattina. Ma se io dovessi prepararmela, addormentata come sono, probabilmente la farei in piedi, senza apparecchiare, velocemente. E poi non sono brava a fare il caffè, mi viene schifoso, sembra acquetta. Mentre lui fa un caffè buonissimo. Vabbè, comunque ci provo, ok. Allora, lasciando perdere la caffettiera che dovrei smontare, pulire tutto il caffè, e poi proprio non la so usare, lo farei con la macchinetta. Allora, che bisogna collegare. Mamma mia, che bisogna collegare. Ci riesci? E non arriva. Quindi, ok. Qui deduco che bisogna mettere il caffè. Brava. Niente commenti. Ok. Breve. Ecco qua, bisogna prendere una capsula. Si chiama capsula, capite? Io so pure i nomi tecnici. Metto dentro. Contrario. La accendo. Vabbè, prendo la tazzina. Metto la tazzina e vado. Sta funzionando, credo. Sta per uscire qualcosa? Caffè, già sento l'aroma. Ma che sta uscendo? E questo schifo cos'è? Caffè, buonissimo. No, no, non bere quest'acquetta qui. Come vi dicevo, probabilmente la mia colazione sarebbe così. Però potrei passare l'aspirapolvere all'infinito. È da 9 ore che passo l'aspirapolvere. Non so se lo sapete, ma io ho una passione per l'aspirapolvere. Mi piace tantissimo passarla perché mi rilasso, mi piace il rumore. Però quando c'è lui qui in casa mi limita, perché dice sempre che deve lavorare al computer, che ha bisogno del silenzio e che quindi non posso passarlo quanto vorrei. Devo soltanto fare limitarmi a togliere la polvere. Poi un'altra cosa bellissima da fare da single, ovviamente, è lo shopping. E cosa c'è di meglio da comprare nel periodo natalizio? Gli addobbi di natalizi! Wow! Quindi andiamo! Hai detto gli addobbi di natalizi? Addobbi natalizi? Di natalizi? Di Natale? Oppure natalizi? Senti lui, ti devi stare zitto! Vuoi sei il telecameraman e il telecameraman sta zitto! Io sono l'artista! Va bene, va bene. Calma. Tu fatti il tuo lavoro! Di solito quando cammino e vado a fare shopping c'è lui con me che mi fa divertire e non mi annoio. Mentre devo dire, camminare da sola in silenzio sarebbe veramente veramente noioso. Quindi, telecameraman, se vuoi puoi parlarmi. No, hai detto che devo parlare poco e devo stare in silenzio. E adesso sto in silenzio e non parlo. Fammi ridere. No. Hai fatto ridere. Ti ha fatto ridere. Sì. No. Quante cose, tutto stupendo. Sacco di cose, ho fatto shopping sfrenato. Adesso andiamo a casa, vi faccio vedere tutto. Ed eccomi qua. Sono davvero super contenta di aver comprato tutte queste cose e penso che fare shopping da sola sia stato meraviglioso, perché finalmente sono riuscita a comprare tutto questo. Perché quando esco con lui mi dice sempre: eh no, ma secondo me questa cosa non ti serve, secondo me non ti sta bene, secondo me non hai dove metterla. Hai qualcosa da dire a tua discolpa, telecameraman? Nye. Ho comprato una bellissima sciarpa super invernale. È carinissima. E poi sta benissimo con la nuova felpa delle trote. Poi ho preso delle cose davvero super natalizie di cui non si può fare a meno. Ad esempio queste ciabattine d'elfo. Veramente pensi che non si possa fare a meno di queste pantofole? Assolutamente. Questa ghirlanda meravigliosa che presto mi vedrete indossare. Ma questa non si mette davanti la porta? Sì. Questo cerchietto, questa meravigliosa casa natalizia. E poi la cosa più importante, ovvero il puntale. Sì, perché abbiamo realizzato l'albero, il quale deve essere ancora acceso dall'ospite speciale. Ma mancava la punta, e quindi adesso lo andrò a mettere. Perché se io fossi single mi dedicherei tutto il tempo a queste cose di casa natalizia. Yeah, yeah.
c'è? Che stai facendo? Niente. So che stai combinando adesso. C'è il mio computer lì, stai attenta. Ma che fa? È impazzita. Scendi subito da lì, ti puoi fare male, puoi cadere. Se fossi stata fidanzata, il mio fidanzato avrebbe fatto questo. Ma siccome sono single, come cavolo faccio? Se no ti lo dirò. Non è colpa. No, 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 che fa? Ma non va mica lì il puntale, devi metterlo lì sopra. Giusto. Perché sono così bassina? Perché? Sono un metro. Tanto voglio di crescere. E adesso che fa, ragazzi? Sofì, ti fai male. Ti potresti fare male, smettila. Oh no, oh no, oh no, oh no. Così telecamera, man. Sì? Potrebbe mettere il puntale? No, 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 no. Non sei single oggi? Hai detto che io non devo né dire né fare niente? Sì, ma te lo sto chiedendo per favore. Non mi interessa, non mi porta un fico secco. Arrangiati. Oh no. Oh no, è partita, è partita. Dove va? Che stai cercando? La scala. Ci riuscirò. Mamma mia, mamma mia. Soffro le vertigini. Ma sono 3 gradini, come fai a soffrire Tita! Le vertigini? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Non ci arrivo ugualmente. Non ci arriva. Attenta, sono attenta, attenta, fai cadere tutto. Non ti faccio pena. Non me ne importa un fico secco. E quello sarebbe il puntale messo bene? Sì. Perché ridi? Perché è appoggiato di lato, non sulla punta. È un'illusione ottica. Ma che ti sei messa in testa? E nei piedi soprattutto. Fammi rilassare un po'. Mi guardo il video di oggi. Quale video? Il video che abbiamo caricato. Come dire? Forse oggi non abbiamo caricato nessun video. In che senso? Nel senso che tu hai il comando della nostra vita. Sei single. Ti dovevi occupare tu di montare e caricare il video. Ma io non so farlo. Io non so montare i video. Ho capito. Ma io non ci sono in questo momento. Ok, allora. Ok, ho trovato il programma per editare i video. Quindi dammi un attimo. 2 hours later. Ok, ci sono quasi. È finito! Sono bravissima. So fare tutto anche senza di te. Non mi serve essere fidanzata con te. Sì, vediamo questo video. Lei Sofì. Ma veramente proprio no. Per il momento. Non abbiamo ancora trovato la ruota della. E questo sarebbe un video montato? Lo so, ma schifo. E cosa ci posso fare? Io non li so montare i video, l'hai sempre fatto tu. Sì, io ho bisogno di te. Torna da me, siamo fatti l'uno per l'altra. Non possiamo stare separati. Torniamo insieme, fa niente, dai, basta. Ci porteremo sfortuna, pazienza. Ancora io devo vivere la mia giornata da single. Ok, però per essere la mia già è passata. Tutto sommato ci sono stati dei piccoli intoppi. Però l'ho superata. Quindi adesso tocca a te. La supererai o no? Quindi domani assolutamente non vi perdete la nostra avventura, perché ne vedremo delle belle. La mia giornata da single. E io mi divertirò tantissimo a fare la telecameraman. Vi ricordiamo che se volete prendere le nostre felpe originali le trovate solo su mecontrotempo.it/shop, link in descrizione. Salutiamo Giuseppe Ferrucci, che è la trotelite di oggi, e mandiamo un bacione a tutte e 3. Ciao.